Chiudete i quaderni, dimenticate le date, i periodi storici, nel caso che ne ricordaste qualcuno. C'è qualcosa nell'arte, come nella natura, del resto, che ci rassicura. E qualcosa che invece ci tormenta, ci turba. Ci rassicura un prato verde pieno di fiori, un cielo azzurro senza nuvole. Ci turba l'immobilità di un lago, la violenza di una tempesta. Ci placa la bellezza di una statua greca, di Fidia o la Venere di Milo. Ci sgomenta il monaco di Friedrich, solo dinanzi all'immensità del mare. Due sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell'ordine e il fascino del caos. Dentro questa lotta abita l'uomo. E ci siamo noi, tutti, anche tu, Ciacca. Ordine e disordine. Cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il reale funzionamento del mondo, la vera forma di tutto ciò che è fuori di noi, come di tutto ciò che è dentro di noi, è per gli uomini un eterno mistero. L'incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza, ci costringe a oscillare tra la ricerca di un'armonia impossibile e l'abbandono al caos. Ma quando ci accorgiamo del divario che c'è tra noi e il mondo, tra noi e noi, tra noi e Dio, allora scopriamo che possiamo ancora provare stupore, che possiamo gettare uno sguardo intorno a noi come se fossimo davvero capaci di vedere per la prima volta.